Siamo alla fortezza della regina dei mostri. All'ingresso, comunque. Come dicevo, non ti fidi di me, Rocket? Per Groot? No, razzo! Non lascio la sua corteccia nelle tue mani, capito? Decidi tu, Peter. Sei solo invidiosa che il mio piano sia meglio. Verde di invidia. Meglio che nera di lividi. Provaci pure, ho 12.000 volt tutti dedicati a te. Hai sicuramente le tue ragioni, Gamora, ma sono d'accordo con Rocket. Perché... sì. Ha! Crepa, uomeri! Cioè, ho capito tutto benissimo, ma non è che ti andrebbe di rispiegarlo. Fanno vediamo, sul serio. Oh. Mi sa che sentiamo Groot. Rientriamo di nascosto e usiamo il tracciante per trovarlo e farlo evadere. Nome? Guardiani della galassia. Mai sentiti nominare. Beh, vivete su una palla di fango in mezzo al nulla. Scusa, come? Vuol dire che succederà. Siamo celebri nel sistema di Kree. Che cosa c'è lì dentro? Un essere raro, ultimo della sua specie, e un bravo ragazzo. Sembra un cespuglio. È un albero. Io sono Groot. Un albero parlante. Strano. Va bene, passate. Prima che cambi idea. Certo, se alla regina non piace, in quella scatola ci finiranno i vostri resti. Grazie, agente. Buona giornata. Agente? Ma sì. Sarà dura uscirne se dovesse andare tutto a rotoli. Va benone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. L'albero non è un mostro. Dovremmo vendere il ratto fuorimondo. Lady Elbender non sarà soddisfatta. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha una proprietà. È solo uno stupido zoo. Non è uno zoo. È un razzo di esercito. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto un Wartos domato. Ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. A meno che non abbia una flotta di navi Shi'ar. Sì, come se avesse una flotta intera per portare a spasso tutto lo zoo. Non toccare la Mi nostra sbagliavo. Nave, Merdita. Non sono Shi'ar. Oh, dai. Perché non l'abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Bella domanda. La prossima volta guido io. Esatto. Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Elbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Non dal punto di inseguirci per tutta la galassia, almeno. Ma state scherzando? Guardatevi intorno! Se vendiamo Groot, ci vorrà una vita per ritrovarlo. Peter Quill si aspetta che usi il tuo insetto. Cimice! Bene, Gamora, direi che tocca a te. Ha senso. Cosa? Col cavolo! Senti, Rocket, propongo un compromesso. Usiamo il tracciante, ma andiamo tutti quanti. Ah, sì, certo. Un teschio di Ghilaron! Quello è un trofeo inestimabile! Madonna dai gusti raffinati. Buone notizie per noi. Forza, siamo una squadra, restiamo uniti. Tutti per uno, uno per tutti. Che espressione profonda. Te la sei appena inventata? Sì, giusto ora. Mi è venuta così, su due piedi. Seguitemi e ascoltate bene. Non avvicinatevi al trono di Lady Elbender. Se dovessi avvicinarsi lei, restate immobili. Niente movimenti improvvisi. Risparmiami le tue vuote insidie. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Lo so cosa intendevi. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Tarapar. Dubitate della sua autenticità? Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostramelo. Oppure, preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, ho mia detto, signora? Liberalo subito. Va tutto bene.
Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Saluti, sono Star-Lord. Drax il distruttore. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. E quale carne? La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. Oh! E cosa ti aspettavi, dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Ah, improbabile. Lo vedremo, distruttore. So essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. Tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Ce la puoi fare? È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Lady Elbender. Date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Sacnarf 9? Peter Quill, mostra la creatura. Un Flora Colossus. Ero convinta che la tua specie ormai fosse estinta. Qual è il prezzo, distruttore? 20.000 unità. 20.000 unità? Non è così mostruoso come quella raccapricciante bestiola, ma è un abile guerriero e possiede facoltà rigenerative. Inoltre, è l'ultimo della sua specie. 20.000 unità sono un compenso più che equo. No. No? Che vuol dire no? Vuol dire no. Rocket, lascia fare a Drax. Dimmi il tuo prezzo, allora. 15.000 unità. E tu resti qui. Che cosa? Vuoi comprare Drax? Oh no, non comprare, ma investire. Ho bisogno di un guerriero come te al mio fianco. Purtroppo non sono disponibile. Peccato. Ah, ci saremmo potuti divertire così tanto insieme. 12.000 per il Flora Colossus, allora. 12.000 non è assolutamente... È assolutamente male per un Flora... coso. Andata! 12.000 unità, perfetto. I cicloni di Sacnarf sono molto affamati. Passerete la notte tra i miei Hellraiser e farete baldoria insieme a noi. Sì, bella idea. Grazie. Ti chiamo.
dovevate aspettarmi fuori. Non arrivavi più. Stavo cercando di crearmi un alibi. Flirtavi con una guardiaccia segnarfiana. Che conferma che Groot è quasi di sicuro nel recinto degli ultimi arrivati. E dov'è di preciso? Non siamo arrivati a quel punto. Per fortuna che il piano è il mio. Il tracciante punta alla sala del trono di Lady Scheletrosa, quindi io vado là. C'è un piccolo problema. Se ci si mettono vanno giù di brutto. Sono pesantemente ebbri. Ma non meno pericolosi. Qualche bicchierino aiuta la mia abilità con la spada. Se qualcuno deve crepare per salvare Groot, e sia. Oh, oh, ehi! Non vogliamo una guerra contro una che vanta un esercito privato. Ma derubarla, sì. Saremo fuori di qui prima che se ne accorgano. Ma dobbiamo muoverci in silenzio. Drax! Sai cosa vuol dire silenzio? I morti non parlano, Peter Quill. Non ucciderlo! Non toccate nulla, non calpestate nulla e non rompete nulla. E non fate nulla di stupido. Se ci beccassero, sarebbe finita per Groot. È per... La signora sa come organizzare una festa, glielo concedo. Era così anche con i Ravager. Yondu lavorava sodo e si divertiva sodo. Quando lo faceva Thanos, invece, qualcuno ci restava. È una gara di pessime figure paterne. A me hanno regalato un collare elettrificato una volta. Quando ce ne andiamo, ve la organizzo io una vera festa. Ah, io assemblerò come capi festivi degni di tale occasione. La stanza del trono è laggiù, quindi dobbiamo, ecco, insomma... solcare l'abisso con un balzo, in silenzio. Lo ammetto, non pensavo a questo quando mi hai venduto quella storia degli eroi a noleggio. Magari il vendor ti offre un lavoro. Non sembrava affatto interessata a me. Ha ragione, dovevamo vendere Drax. Io non intendevo questo. Non siamo papponi, Rocket. E il piano sta andando a meraviglia, come previsto. Sarà, però lui poteva darle un po' corda, per aiutarci a trovare Groot, dico. Non userò la mia carica sessuale per fini loschi. Parli come uno che non ha mai rimorchiato. Non tutti devono usare l'inganno per rimorchiare. Eccolo, di fronte a noi, dopo quelle mezze calzette. Sicuro che quel tracciante sia affidabile? Fidati, si è già ripagato da solo. Oh, questo l'hai pagato? Mi fido di quell'arnese. Ricordi quella volta su Ansara? Non la ricordo affatto. Tu non c'eri, bicipiti. Quill si è fatto beccare a rubare uova da un posto su Sakaar. Perché non sono stupita? L'ho trovato con l'arnese, nascosto in un'incubatrice di Spike. Fai con la magia, Rocket. Non è magia. Dico solo di fidarti, uova. La mia roba, costruito i martelli, aprirà questa porta e troverà Groot. Bravo o sono bravo? Le due opzioni sono uguali. Ok, il tracciante dice... Oh, e dai, brutto rottame. Sapevo che non avrebbe funzionato. Allora, li abbiamo visti portare Groot sull'ascensore, no? Dobbiamo solo trovare i comandi. Lady come si chiama? Li avrà messi sulla sua sedia lì sopra. Noi siamo qua giù. Hellbender aveva una specie di scala semovente. Deve esserci un modo per attivarla dal piano terra. Siamo certi che esista davvero un ascensore? Certo che siamo certi. Groot ci è salito sopra. L'aria notturna su Segnarf è tonificante. Drax, pensi di poterla sollevare? Facilmente, ma che cosa vuoi che ne faccia? Ci sto pensando. Troppo difficile avere una normalissima sedia al piano terra. È pensata per suscitare timore nei suoi avversari. È un insulto all'efficienza, altro che... Sembra anche piuttosto scomoda. Detto, non è rotto. Non mi piace che tutto il piano dipenda da quell'affare.
Beh, se non hai una mappa in quella tutina è il migliore che abbiamo. Lancia qualcosa, bello! Certo! Dove devo posizionarlo? Sarebbe bello se sparisse. Certo! Dove devo collocarlo? Forse Lady Elbender manovra l'ascensore con la mente. Cosa? L'abbiamo vista stregare un Taratara. Forse uno dei suoi poteri. Beh, in assenza della regina degli ascensori, consideriamo l'idea che i comandi siano sul trono. Forse dentro c'è un pannello di controllo da hackerare. È possibile. Forza, Ciccio, fa qualcosa. Ok, Drax, prova a spostare quei dinamiti. Vediamo che si nasconde qua dentro. Dici che potevi fare ancora più rumore di così? Certo, ma non me l'hai chiesto. Forse ci sono delle scale. Ok, sto inviando i progetti al tuo visore. Segui i cavi e dimmi quali giunzioni devo scambiare. Oh, questa roba è un casino. Ci sono cavi dappertutto. Ma tu l'hai vista bene, la Milano? Ehi, sono già molto più ordinati di quanto fossero. Qui? Fatto. Fico! È cambiata, lo vedo! Certo che ti stupisci con poco. Questa qui. Fatto. Questa. Oh, qui! Sì. Ok, questo va qui e quello va... Ah! Tutto bene? Sì, sì, tu continua a pensare a quelle giunzioni. Ok, qui. E qui? Fatto. Questa qui? Fatto. Come si sta là dentro? Stretto e polveroso. Questa. Ops. Sì. Essere paesaggi sonori di Seknarf volume 2. Credo siano versi d'accoppiamento di mostri. Ok, mi piace già di meno. Ok, qui. Qui? Fatto. Credo tu abbia solo attivato le luci d'atmosfera di Lady Elle. Assurdo, l'atmosfera è commisurata all'intensità delle tempeste. Will, la smetti di farmi accendere le cose sbagliate? Questa. Rocket, ha funzionato. Per metà. Non c'è ancora abbastanza energia per chiudere il circuito. Deve esserci un altro nodo. Ok. Qui. Sì. Ok, qui. E qui? Fatto. Questa qui. Chiudi! Che cosa? Pazzo! Abbiamo compagnia! Ora è permesso uccidersi, qui. Adesso sì! Fateli fuori! Destoso! Si crede posto! Invece è l'arte se posso! Vivo da qui! Ah, non devi dirlo certo a te!
maschera magica a un guanto, Peter Quill? Ho collegato male i cavi! Beh, non è stato l'ideale. Ehi, hey, no testimoni, no problemi. Magari Hellbender non se ne accorge. Questa. Non puoi raggiungerla con una delle tue capriole, Gamora. Che raggio è stato? Un errorino, niente di che. Per quanto ne sappiamo, potresti aver riconfigurato l'intera fortezza. Avrò fatto saltar fuori un armadioletto. Oh, qui. Sì. Ecco, tienila così. Adesso posso raggiungere il trono. Meglio che quel pannello serva a qualcosa, perché ho finito la roba con cui smanettare. Certo che serve. Oh. Visto? Perfetto. È l'ascensore sbagliato. Cosa? È vero, Groot è sceso dall'altra parte. Beh, è l'unico che abbiamo, dolcezza. Chiamami ancora dolcezza. Sono sicuro che portano nello stesso posto. La tua voce non trasmette certezza. Evviva, ci siamo quasi. Devo dirlo, sta andando tutto liscio. È stato decisamente meno che liscio. Ok, sì, c'è stato quell'intoppo, ma almeno nessuno ha dato l'allarme. E quello per te era un intoppo? D'ora in poi sarà una passeggiata. Ma che brutto rottame! Che tempismo! Ma no, c'è qualcosa che non va. Shh! Occhio! Altre guardie! Me ne terrei alla larga, Peter Quill. Forza, razza di rottame! Razzo! Shh. Avete anche voi un brutto presentimento? Rocket, va piano! Mollami, Quill! Il tracciante si è spento! Hai detto che ci siamo. Sono certo che sta bene. Che razzo ne sai tu? Groot! Beh, poteva andare meglio. O peggio. Almeno non ha svegliato nessuno. Il ratto ha piccoli piedi imbottiti. Il ratto è più irritabile del solito. Non voleva che vendessimo Groot. Neanch'io. È stata una scelta subottimale. Ci ha pagato o sbaglio? Ora è solo questione di andarcene da qui tutti interi. Rocket, aspettaci, razzo! Non ha aspettato. Grazie, Drax. Perché non c'è neanche una ringhiera qui? Ho chiamato l'architetto della Morte Nera. Tale installazione non mi è familiare. Forse è meglio dividerci. Rocket, l'abbiamo trovato! Per di qua! Groot! Calma, bello! Ti tiro subito fuori! Oh, ehi! Non trasformiamolo in un falò! State indietro! Sfonderò il perimetro! È troppo spesso! È troppo spesso! Ma dai! Ecco fatto! Come su Arago, Ciccio! Tra 3, 2... Quella strega ti ha spogliato fino alla corteccia. Sai, saremmo arrivati prima, ma a piedini di fata. Felice di rivederti, Groot. Ora ci serve una via d'uscita. Forse Groot sa dove andare. Ehi, aspetta, Ciccio. Che ti prende? Di qualcosa. Stai bene, Groot? Tace, Quill. Ma che ho fatto? Sei tu che hai insistito per seguire questo piano. Ora la razzo di regina dei mostri lo ha... Forse l'albero è stato stregato. Ehi, Ciccio, forza, parlami. Che ti ha fatto quella cagna Badoon?
Oh, porca. Guardiani della galassia! Idioti, pensavate di potermi ingannare senza doverne pagare le conseguenze? Groot! Io sono Groot! E ora ditemi, chi di voi ha ritenuto opportuno affidare questo discutibile piano a un Flora Colossus? Lo chiamate amico, eppure ignorate la sua natura profonda. Non sapete forse che lui è... Il peggior bugiardo della storia! Ve l'ho detto che non sa fingere di essere un mostro! Devo dargli credito. Ha mantenuto il segreto per quasi un'ora. Lady Elbender! Risolviamola con onore! Ci affronteremo in battaglia! Con onore? La tua offerta è senza senso, distruttore! Non c'è modo di sfuggire alla mia furia! Adesso si ragiona. Abitatore! Divorali senza pietà! Vero mostro! Tra poco sarà davvero morto! Dobbiamo abbattere il nemico una pendice alla volta! Ora sappiamo che mostri piacciono a Lady Elbender! Quelli che vogliono mangiarci! Questo sì che è un mostro leggendario! Dobbiamo approfittarne! Silenziali! Come furbo cazzo! Deve dare una calmata, ok? Ora non si torna indietro! Ah! Continua a colpirlo! Non deve curarsi qui! La pagherete molto cara! Non sarà più così tremendo senza le braccia! Che cavolo mangia questa roba? State per scoprirlo, guardiani! No, alzati, bestione! Ah, ti vendicherò! È l'occasione perfetta per me! Ora, attacco! Il mio immenso potere spreca! Facci vedere la spada! Io vado! Ehi, qui! La tua fede! Fuochi d'artificio! Ah! Ragazzi, tutti qui! Ce l'ho, Peter! Lasciami il pinale! La mia lama non si fermerà, assassina! Chiamami ancora così e ti uccido! Non sono un nemico, traditrice! Vedo che dovremmo far avvicinare quei bastardi. Sarà la loro fine, non la nostra. Metti in dubbio le nostre strategie, Peter Quill? Pensateci! Nessuno gioca più sporco di noi. Se si avvicinano troppo, fingete di cadere e fateli secchi. Chi è con me? Qualcuno ha capito che cosa si dice? Tutti! Abbiamo decisamente avuto piani migliori! Siamo ancora vivi! No! Basta così! Ora basta giocare con loro! Benissimo! Ok! Ce n'è un sacco! Non dimenticate quello grosso! E attenti alle sporgenze appuntite! Non me lo faccio ripetere! Ora, colpisci!
Diamo un po' di ossa! Gamora, fagli a pezzi! Le tue ultime parole? Preparati, demonio! Una sforza incomiabile, Lady Hellbender! Le tue parole valgono un meno di niente! Io sono Groot! Groot vuole sapere perché non distruggiamo il nucleo! Bene, facciamo progressi! Sto quasi cominciando a divertirmi! I problemi si moltiplicano con molto piacere! Ok, bomba! Non sentirti in colpa! Cerca di ucciderci! Groot, mostragli le tue radici! Ava, vieni qui, che ti facciamo affettire! Qualcosa... fotosintesi? Io sono Groot! Groot ringrazia! Anch'io, già che ci siamo! Vi faccio a pezzi! Indietreggia! Preparatevi! Faccia via! E adesso, Peter Quill! Non credo che la interessi più! Soverchia lì, creatura! Distruggi la mia creatura! Strappare la carne dalle ossa non ha alcun effetto! E dai, mi basta un colpo! Intendi un taglio! Fa male, non è vero? E adesso, Peter! Schiacciami! Forza! Adesso sommergili! Avanti, polpo troppo cresciuto! Cercate di distrarlo! Il mio immenso potere sprecato! Cosa si prova, Splatlord? È la tua occasione, Gamora! Non hai alcuna speranza! Non credo che la lascerà perdere! E venga pure a cercarci! Soverchiali, creatura! Come se non avessimo già abbastanza problemi! Ehi, almeno le gelatine muoiono facilmente! Forza, adesso sommergili! Bestia si nutre di queste creature gelatinose! Basta che non si nutra di noi! Pronto a distruggere tutto! Vai! Addosso! Pronto! Soverchiali, creatura! Forza! Adesso sommergili! Ghiacciali! Distruggili, mia creatura! Vai! Addosso! Ti ringrazi dopo! Avanti, polpo troppo cresciuto! La creatura non possiede otto armi! Ora, colpisci! Ghiacciali! Maledetti! Era ora!
mio gelo, tu la fai a pezzi! Abitatore! Che cosa ti hanno fatto? Ora basta! Scatena una pioggia di fiamme! Queste cose sono calde e pesanti! Ha capito? No! Dovremmo utilizzarle! Sì! Funzionata! Soverchiali, creatura! Certo! Una palla di magma! Ovviamente! Non vedo perché fosse così ovvio! E adesso, Peter Quill! Bruciate per me, guardiani! Pronto! Sono rovelli! Un tentacolo al massimo! Adesso sommergili! Tienimi occupati, Groot! Che roba è? Siamo sicuri che si possano uccidere? Distruggi l'interno! Funziona un po' con tutto, ma che spazio! Bella per saltare in aria! La situazione si riscalda! Ah, capita? Tu e le tue creature! I problemi si moltiplicano, pare! Secondo round! Non cadrò di nuovo! Lasci dentro! Nessuna pietà! La tua stessa arma sarà la tua rovina! Basta non mancare il colpo! Occhio alle bombe! Preferirei usarle per distruggere la bestia! Da palle di magma! Ovviamente! Sta disperando! L'esplosivo tornerà utile se raffreddato! Ora è il momento di colpire! L'occasione perfetta per me! Siamo salvi! Sono vivi! Portatemi in Asher! Ragazzi, sulle moto! Dobbiamo alzare i tacchi, è in fretta. Mettete tutti le cinture. È così che si guida. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Elbender. Questo lo vedremo. Ma che... ossa saranno mie, guardiani della galassia. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E chi se ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Solamente dopo il tradimento dell'albero. Io sono Groot. Non parlo alberese, albero. Ehi, se hai un problema con Groot, hai un problema con me. Ehi, un problema alla volta. Lady Elbender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corel. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti.
Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. Nicky? Sei tu? Sei davvero mio padre? C'è un problema di connessione. L'hai attorcigliato? Sì, non va. Nicky, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me. Quando sei partito, siamo entrati nella zona di quarantena. Sono salita e... Provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick. Passami la mamma. Sapevo che era mio padre. Così tanta luce. Lei mi ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, aveva sì, ragione. Non farti venire un colpo. Aveva ragione. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Posso far tornare tutti. Devo solo...